tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzuoli, questo è il secondo video in Villa Eliz. Oggi andremo a fare un porta a porta molto particolare, perché sarà un porta a porta ad eliminazione diretta. Signori, abbiamo forse raccolto e forse ho chiamato i giocatori più importanti a livello tecnico forse della Villa Eliz. Partirei alla mia destra il mio amico nemico in alcune circostanze, Simone Crispo, eccolo qua. Sono carico e ho voglia di vincere questa challenge. Andiamo subito col secondo partecipante, al cappellino, è stiloso, Harry Lazza. Ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Sam, sei pronto? Sono pronto, sono pronto. Andiamo con il terzo partecipante, è di casa, è di famiglia, fa parte di Pirlasbu, Gnabry. Ciao ragazzi, sono Gnabry, è bellissimo. E andiamo con il quarto e ultimo, perché poi il quinto in realtà sono io, che sono già qua, Jay Patatigno. Fratello, ciao. Allora, porta a porta, come potete vedere alle nostre spalle c'è già una prima porta. Ok. Questo è il primo di quattro step che andremo ad affrontare. Se al primo tentativo riuscirete a fare gol, passerete al secondo step, quindi andremo a rimpicciolire la porta fino ad arrivare alla porticina piccola. La porticina più piccola al mondo. Andiamo a scoprire. Nessuno qui in Villa Eliz è riuscito a prendere dall'altra parte della piscina, quindi sarà la prima volta nel caso dovesse uscire in questo video. Andiamo a scoprire chi sarà. Let's go! Primo step, signori, parte J Pata. Vado, Porta grande, Vado, Facile per lui. Bellissimo! Passa con successo. Allora, Simone Crispo. Simone Crispo, primo step. Madonna. Bellissimo! Oh, bravi, terzo partecipante, Gabri, per passare anche lui. Oh, Madonna. Attenzione! No. Gabri sbaglia! A Giambrai! Ai. Le scarpe! Signori, visto che ho preso quelli tecnicamente più forti delle Villa Eliz, chi sbaglia? Quinto, tecnicamente più forte. Usciamo a mani vuote. Ora però, ragazzi, sta Harry. E poi dopo ci sono io. Allora, Harry! Bellissimo! Palo! Che gol! Ragazzi, allora, a parte gli scherzi. A parte che è storta la porta, non è entrata. Allora, non so perché, ha un po' di pressione. Vai, Seven, non ti preoccupare. Occhio a non sbagliare, Per il primo step in questo video. È easy! Quindi è gol! Signori, mi dispiace, siamo passati tutti, tranne il nostro caro Gabri, che ci saluta. Allora passiamo al secondo step. Andiamo a rimpicciolire la porticina. Let's go! Porta sistemata, signori! Ora sta a J Pata. Posso dire una cosa su questo qui? Sì. L'altra era abbastanza alta. Questa qua bisogna stare attenti al gradino, questo qua. Certo. Perché spesso sbatte, certo. Attenzione. Aumenta la difficoltà. Ma non diminuisce la qualità. E J Pata passa, signori. J Pata passa. Allora toccherà a Simone Crispo. J passa. Allora, Simone. Simone! Mamma mia, signori. La qualità. Bene. Passa anche lui. It's my turn. Vabbè, Harry già sbagliato, dai. È il turno di Harry! Nuovo segna qui, non è gol! Incredibile, ragazzi! Non è facile! Mi sa che qui il proprietario del canale. No, non mi mettete pressione! La pressione però Samuel! Cazzo, fratello! Dai, è facile, bro! Se sbagli da là c'è proprio scarto! Vabbè, dai, la qualità è facile! Ora iniziano a complicarsi i giochi! Ora inizia la qualità! Ora, signori, passiamo al terzo step di questa sfida! Andiamo a rimpicciolire ancora di più le porticine! Guardate Simone Crispo che sta andando gentilmente a sostituire la carissima porta! E ora si fa dura e ora secondo me andremo ad alzare ancora di più l'asticella! Vai, Pata! Vai, ci penso io, dai! Ma dai! J Pata! No! Attenzione! Vabbè, voglio vedere voi, mo, eh! Attenzione, J Pata sbagliano! Sbagliano? Finisce il video? No! Per accedere alla finale! Sono troppo corto! E allora, Simone Crispo, per accedere alla finale! Io devo segnare per eliminare Pata! Allora, guardalo! Pensaci! Per accedere alla finale! Per accedere alla finale! No! Non segna! E quindi Harry. E allora ha sbagliato J Pata, ha sbagliato Simone Crispo. Sta Harry Lazza. Attenzione.
Azione! Sbaglia anche lui. Nell'altra si può? Non vale? Non vale. Signori, se dovessi segnare, io accedo alla fase finale e dopo i ragazzi avranno un altro giro a disposizione per accedere almeno uno di loro alla finale con me. Quindi Come con sempre me? Sempre se segno. Però è ora che il due volte campione, il due volte pallone d'oro, il GOAT di YouTube Italia è tornato e vuole dimostrare perché sono il GOAT. C'è la distrazione. Vai Sam, facile là. Perché sono il GOAT! Dai, la VAR. Pieri, dai. Allora, è 10 anni di YouTube. Sono 10 anni che fai YouTube. Questi non si sono mai messi. Non serve 10 anni, serve una buona vista. Allora, questa è la classica situazione in cui se ci fosse stata una traversa, diciamo, fissa, sarebbe stata una traversa. Traversa è fuori. Ok, quindi? No. Traversa gol. Se ci fosse stato un peso dietro, la porta non cadeva. Questa era dentro la porta. 100%. Traversa gol. Vai, andiamo, facciamo noi tre. Dai, fate voi tre. Dai, noi tre. Signori, gol è stato convalidato, ragazzi. Se la traversa fosse stata fissa, sarebbe stato traversa gol. Dai, non poteva non essere gol questo. Allora, per passare con me in finale, J-Pota! Fuori. Hello. Ora sta di nuovo ad Harry. Per accedere alla finale, Harry Lazza. Attenzione! Fuori di non mondo! Ma vecchi tempi, le finali sono nostre. Simone, prego. Per accedere alla finale! La storia è scritta! La storia è sempre la stessa. Vediamo se cambia il finale adesso. Vediamo se cambia il finale. Però posso dire qua, secondo me qua nessuno di due lo mette. Perché questa è una porticina che io conosco molto bene. E credimi, è veramente, veramente difficile. Signori, next step, step finale, la porticina più piccola del mondo. Signori, abbiamo posizionato la porta. Guardate quanto è piccola. C'è l'1% di possibilità che entri. Però la qualità neanche. Però la qualità qua è alta. Sì, ma non si tratta di qualità, qua si tratta di culo, possiamo dire. Qualità, vai. Allora, tre tentative a testa, vediamo chi dei due riuscirà a vincere. Però ti posso dire. È quella la modalità di tiro, vai. Ti posso dire, sei stato bravo. Ma io farò ancora meglio. L'ho messa nell'altra. Posso dire una cosa? Anche un palo, una traversa, comunque nasce in offerta da Pierino. Allora, signori, io faccio un'offerta seria e importante. Se qualcuno dei due riesce veramente a metterla in quella porta, gli offro la cena stasera. Con tanto di clip. Entra bene. Però è questo il tiro. È questo il tiro. Cioè, il rimbalzo così deve essere. Sì, Sam. Non è vero! Ti giuro, dai, è la prima sfida che voglio che vinci anche, cioè voglio vedere fatta. Ultimo tentativo per Simone Crispo. Dammi questa, la piccolina. E lei? Ultimo tentativo! Mamma mia ragazzi, che cosa ha preso? E la conosco bene quella porticina, la conosco bene, mannaggia. Posso solo segnare, perché sennò, siccome Simone ci è arrivato più vicino, ha praticamente vinto lui. Però devo solo segnare adesso. Signori, guardate come la palla deve entrare. Così deve entrare. Così deve entrare. Ragazzi. Signori, allora, è finito in pareggio. Io avevo detto 3 tentative a testa. 3 tentativi sono, potevo dire di più. Sì, però secondo me non ha senso, anche perché è una difficoltà veramente veramente elevata. Se entrava in questi 3 tentativi bene, purtroppo non è entrata. Ci siamo andati veramente veramente vicinissimi entrambi, perché abbiamo preso entrambi la cosa brutta di prendere la sagoma traversa, sì, palo, è che quando parte il tiro la traiettoria sembra dentro. Poi invece là è questione di 1 millimetro il palo, la traversa, capito? È questione veramente di poco. Però abbiamo dimostrato di avere tanta qualità. Almeno questo. Grande. Simone, io ti ringrazio come sempre. E ringrazio anche i ragazzi che sono scappati via a cambiarsi, che tra poco andiamo a mangiare. È stato un bellissimo video. Mi raccomando, iscrivetevi anche sul suo canale. Però voglio dire una cosa: sui nostri social faremo uscire una sfida dove dovremo prenderla. Sì, 100%. In questo video
Aspettate, in questo video non lo chiudiamo col gol, però prossimamente seguite i nostri social, Instagram, TikTok, ovunque, perché faremo un'altra challenge con la porticina. Per forza, lì vedremo. Per forza dobbiamo. Detto questo, finisce questo magnifico video in Villa Eliz. Ci vediamo in un altro video sul canale. Let's go! Ciao, aiuto!